Benvenuti alle interviste di Newsy. Oggi siamo qua con Danny Five. Ciao, come stai? Tutto bene? Ciao a tutti, tutto bene, Tutto grazie. bene. Allora, domani, no, anzi, venerdì, oggi siamo un po' fuori. Venerdì uscirà il tuo nuovo disco, il tuo nuovo atteso disco. Quali sono le tue sensazioni proprio di attesa? Quasi come dovessi fare una finale, un qualcosa. C'è un momento fondamentale. Beh, sicuramente ogni volta che esce un disco è sempre un momento di dolce attesa, dove comunque le certezze non sono mai troppe e si va sempre incontro a un nuovo giudizio perché appunto ogni volta io per quanto mi riguarda sperimento un sacco e quindi diciamo ogni volta la sensazione più grande è la curiosità. Quindi sono curioso, carico, il giusto e vediamo poi come sarà la risposta. Questo è il tuo quinto disco e per il quinto disco ci metti dentro ben 16 brani. Ormai sembra un po' uno standard quello di riempire il disco, l'ha fatto Drake, l'ha fatto Kanye West, l'ha fatto Kendrick Lamar, l'hanno fatto anche tanti italiani. Come mai si tende così tanto a riempire un album? Perché probabilmente si è atteso tanto tempo, c'è stato il lockdown, c'è stato questo periodo un po' particolare. Guarda, dalla Oppure mia dico che ho sempre fatto dischi con tante tracce, quindi tutti i miei progetti hanno sempre avuto dalle 16-17 tracce, tutti. Quindi già quello è una mia debolezza o forza perché alla fine io produco tantissimo, sovrapproduco e arrivo ad avere la scelta tra magari 50 brani. E la selezione poi non è altrettanto facile, però ecco, se sento che ce ne sono 13 potenti su 50, la tracklist probabilmente sarebbe stata di 13, però ripeto, non è facile perché è sempre una scommessa su niente, però per la nostra sensazione queste 16 rappresentavano al meglio. Poi hanno zero una bonus track che rappresenta un po' l'anno scorso più il 2020, quindi io direi che sono 15 le tracce. Okay. Però sì. Il disco parte con Fade Punto, dove c'è dentro citazione di Verdi, c'è cioè l'opera, cioè spiazzante, subito ti prende il disco e dici c'è un'evoluzione. Come mai hai voluto partire con questa traccia, con questa sperimentazione, ennesima sperimentazione? Perché, vabbè, sono fan degli intri particolari. Che non devono per forza seguire una linea di quello che poi sarà il disco, proprio perché è l'introduzione. L'introduzione, per quanto mi riguarda a livello artistico, può essere anche una parlata e basta. Io a questo giro ho voluto sfruttare la voce bellissima di una cantante lirica che abbiamo avuto la fortuna di avere in studio. E nel testo sì, io voglio sempre autorappresentarmi, raccontarmi, presentarmi per chi magari non mi conosce o mi ascolta per la prima volta e quindi è sempre bello dare dei concetti per quanto mi riguarda forti che arrivano e che colpiscono all'ascolto, quindi se ti è arrivato questo sono solo che contento. Ascolta, dentro nel disco secondo me ci sono alcune parole chiave un po' che racchiudono questo lavoro. Una di queste, vabbè, è il cinema, dove appunto giochi un po' anche nelle tracce, giochi un po' in Amélie, c'è una citazione delle Iene, sei un fan del cinema, sei un Guarda, amante del ti cinema. rispondo così, qua ho American Beauty, il letto di rose, qua ho la faccia di Tarantino, Quindi quindi diciamo sono abbastanza fan del cinema. Sì, sono malato di film e quindi nei miei dischi c'è sempre un sacco di citazioni. Soprattutto in questo progetto, più che le citazioni, sono riuscito a rappresentare il disco cinematograficamente. Infatti l'evento che ci sarà domani a Movieland sarà dentro un contesto che è un parco a tema film, dove appunto ci saranno cose mai viste.
o la rappresentazione del disco in sé con l'installazione messa in stazione centrale Sì, con i l'ho vista, cilindri. fighissima. Quindi, e che riprende anno zero, che quel video sembra quasi un film, anche quello. Cioè, quindi a questo giro sono riuscito a fare quello che avevo in mente, cinematograficamente parlando, al meglio per quanto mi riguarda, per le possibilità, per tutto, perché comunque qua non è neanche così tanto scontato o facile organizzare tutte queste cose qua. Però il team ha sostenuto, abbiamo spaccato. Un'altra parola che ci trovo dentro è arte, fai delle citazioni anche di artisti, cioè ti piace anche l'arte, se un Meno, mi meno. piace meno, diciamo forse l'unica cheat che ho fatto artistica è a Michelangelo, che dico stendo un velo pietoso, ma quella è più un gioco di parole, essendo io amante dei giochi di parole per la pietà. E mi piaceva chiudere proprio quella canzone così, perché alla fine di tutto quello che parlo in olio e acqua posso solo che stendere un velo pietoso e dire vado avanti. Io comunque faccio parte di questo ambiente e l'ho già accettato. Abbiamo detto prima che iniziamo con questo pezzo di opera e chiudiamo con Anno Zero, che è un pezzo che ti dà un po' d'ansia, però ha queste due facce, cioè una faccia di racconto e una faccia di speranza. Hai Vero, bravissimo. voluto proprio mettere in contrapposizione quello che è successo e la speranza di quello che si spera succederà, ma forse andrà Speriamo. ancora peggio. Sì, non mi sono limitato alla pandemia, infatti in quel brano ci sono diciamo tutte le tragedie successe nel 2020 che sono state un'immensità. Questa cosa mi ha stupito ragionandoci un giorno, allora mi sono messo lì proprio come fosse a documentarmi e a prendere tutte le date e metterle in successione temporale per come sono accadute veramente nel brano. Quindi è stato un lavoro abbastanza lungo, difficile, dove poi non volevo neanche essere scontato, banale, proprio perché l'argomento pesava. E quale modo migliore di chiudere se non dando speranza, soprattutto per noi artisti, senza essere la vittima ora, però dico in generale, l'ambiente della musica è stato colpito particolarmente con la pandemia. E ho preso la palla al balzo per dire c'è ancora speranza di rivedersi, di condividere, di rincontrarsi, ed è una cosa che manca a noi come manca alle persone, mancava soprattutto quando l'ho scritta, ora diciamo stiamo tornando un po' alla normalità, vediamo. Ascolta, sempre un po' legandoci all'attualità, non posso esimermi di farti una domanda relativa alla situazione un po' geopolitica, guerra e dintorni. Non mi interessa sapere un tuo parere inteso come mi schiero per, mi schiero contro, ma più che altro un qualcosa di emozionale, che cosa per un artista soprattutto. Che cosa rappresenta questa sensazione di guerra, di incertezza verso il futuro? Vabbè, non voglio essere banale, quindi non userò troppe parole, nel senso, un argomento così difficile, delicato, che penso la mia parola valga davvero poco. Sicuramente dispiace, la vedo un'attitudine medievale, quella di ricorrere alle guerre nel 2022, però sono un puntino, quindi non cambio niente. Mi dispiace, vediamo come andrà. Sicuramente Vabbè, sì, comunque la musica serve. la musica salva, salva dentro. E mi piacerebbe che diciamo il testo, comunque il messaggio di parecchie canzoni arrivasse proprio perché la gente torna ad ascoltare e non solo a sentire i dischi. Nei brani, 16 tracce dell'album, c'è anche una sorta di tutorial, How To, con Mischeta, che dove quasi sveli le mosse del producer ideale. Come è nata questa canzone, che è divertentissima, lei poi, secondo me, è perfetta proprio per fare la voce del tutorial.
Ti sei Guarda, divertito? sì, ci siamo divertiti tantissimo. All'inizio l'idea è nata con Google, con la vocina di Google Translate, per almeno stenderci tutto il pezzo, capire la struttura, eccetera. Poi quando abbiamo visto che funzionava, io mi sono detto: chi è quella voce che appena parla è iconica? E dici: è lei. Mischieta era perfetta per questo, quindi anzi grazie. Grazie a lei che appunto ha permesso ciò. E l'idea poi secondo me ha reso ancora di più, è stata valorizzata ancora di più perché lei appunto ha una voce davvero iconica. Sempre parlando un po' di feat di questo disco, spazi un po' come in tutto il disco, esperimenti, cerchi di evolverti. Cioè, hai personaggi storici del rap come Mischila, con Gemitaiz, e magari anche personaggi come Drast che proprio abbracciano un mondo un pochettino diverso rispetto al rap. Com'è stata la genesi, la ricerca dei feat? Come sempre, pensando a come, diciamo, meglio potevano completare la traccia determinati tipi di voci e di stili. Swizz Al di Sesso, Gem era lui. Drast invece è nata dalla voglia di voler fare una canzone vera e propria, musicalmente concepita in studio, con strumenti musicali e tutta una serie di cose. E allora lì io mi sono più affidato a lui perché era più il suo mondo. Dipende dal pezzo. Comunque ogni collaborazione nasce dalla stima reciproca e poi io bene o male ho sempre voglia di cambiare anche persone con cui collaboro. Ok, poi l'ultima canzone che volevo chiederti era questo Finto Giovane, dove mi sento quasi un po' colpito. No, come? No, non ci Questi credo. 40 anni, quarantenni, che Vabbè, che Finto però non credo che tu ti Giovane. comporti come. No, scherzo, però è stata, cioè, anche questa come nasce, qual è Ma l'evoluzione di questa niente, la canzone? canzone forse è più leggera concettualmente, è un po' uno sfottò a questo diciamo, reparto dove non c'è niente di male, ma è un po' come lo dico nell'essere grandi, nel senso io ora ho un figlio, ho 30 anni, cioè poi arriverò presto anch'io a, ma non vuol dire che dovrò ostentare le gesta o il modus operandi di un ragazzino. E questa cosa fa ridere, fa sorridere, ed era messa volutamente a metà disco per alleggerire il progetto e far anche appunto essere un po' più spensierati. Insomma, How To e quella sono i due compromessi che alleggeriscono il progetto. Va bene, dai, niente. Ecco, l'ultimissima domanda, tour, fare Sì, qualcosa? facciamo tour, abbiamo annunciato, i biglietti si trovano già nei miei social, acquistabili, vado in giro in tutta Italia. Sarà proprio il mese di ottobre full, dove passerò dalle maggiori città d'Italia, Milano all'Alcatraz, al Duel di Napoli, al Demodè di Bari e così via. Ma fare un set con musica suonata, chitarre, Non ci batteria. sarà la band, ma ci sarà il vero e proprio tour con il mio DJ e tutta la scenografia che farà parte di disco precedente perché non abbiamo mai suonato per la pandemia e questo disco. Ok, perfetto, dai, ti ringrazio della Grazie a voi, grazie chiacchierata a te. e ci vedremo magari in autunno in questa set Assolutamente, live. assolutamente. Grazie, Grazie ancora. ciao. Ciao, ciao, ciao.